Ok, direi che possiamo iniziare. Per chi non mi conoscesse, io sono Simone Rubessi, vi do il benvenuto a questa presentazione in cui faremo vedere una strategia ciclico-volumetrica. In più, alla fine faremo un'analisi a mercati aperti. Quindi, qualsiasi domanda, dubbio, scrivete se siete sui nostri canali social, commentate questa diretta, se siete all'interno di Webinar Jam, potete scrivere nella chat del software. E chiaramente io durante la presentazione guarderò alla mia destra e alla mia sinistra perché ho ulteriori schermi con le chat. Quindi è importante rimanere fino alla fine dove andremo a vedere effettivamente l'applicazione della metodologia che spiegheremo a mercati aperti. Prima di iniziare farò un'introduzione ai cicli di borsa che sono il concetto dal quale partono tutte le strategie e indicatori. Prima le vediamo da un punto di vista concettuale, successivamente le vediamo anche nell'applicazione, però è ovvio che per comprendere l'applicazione bisogna averle chiare da un punto di vista concettuale. Un ciclo di borsa non è altro che un periodo di investimento programmato da parte della mano dominante del mercato. Per mano dominante intendiamo quell'insieme di operatori istituzionali di alto livello che, avendo ingenti quantità di titoli, future, eccetera, da acquistare o vendere, e pianificando differenti temporalità di investimento, generano andamenti regolari. Potrebbe sembrare complicato, ma in realtà è un concetto abbastanza semplice, nel senso che il mercato ha un andamento di questo tipo, cioè ciclico, quindi un ciclo parte da un minimo a una salita, arriva a un massimo, a una discesa, poi a un nuovo minimo, e si verifica semplicemente perché ci sono dei grandi istituzionali, parliamo per esempio di BlackRock, quindi fondi che hanno in gestione diverse migliaia di miliardi. È ovvio che quando entrano così tanti soldi in un determinato mercato, quindi quando entrano massicce quantità di capitali all'interno di un minimo, che cosa succede? Che a quel punto c'è tanta domanda di quel determinato strumento finanziario e di conseguenza il prezzo sale. Quando c'è tanta domanda di un bene, il prezzo sale. Quando c'è tanta offerta un bene e poca domanda, il prezzo scende. Questo è un concetto che possiamo vedere anche nell'economia reale, no? Cioè, per esempio, l'oro, quando sale la domanda di oro, il prezzo sale. Se l'oro non lo volesse nessuno, il prezzo sarebbe come quello di un qualsiasi metallo, diciamo, non pregiato, no? Quindi la domanda e l'offerta determinano il prezzo di qualsiasi cosa. Quindi, quando il prezzo è arrivato in determinati punti di massimo, succede? Escono massicce quantità di denaro, quindi disinvestono ciò che hanno acquistato precedentemente e succede che a quel punto c'è tanta offerta di quel bene e poca domanda e quindi il prezzo scende. Ok? Questo avviene costantemente con temporalità regolari e questi sono i cicli. Quindi un ciclo è una movimentazione di denaro da parte di chi manipola il mercato. Per farti un esempio banale, come se io avessi 10 miliardi di euro, vengo nella tua città e compro tutti gli immobili. Cosa succederà? Succede che in quella città magari ci sono due immobili in vendita, perché gli altri li ho comprati tutti io, e 50 acquirenti. Chiaro che i prezzi di quegli immobili schizzano alle stelle. Perché? Perché ci sarebbe tantissima domanda e poca offerta. Se io invece ne mettessi in vendita 5.000, e avessi sempre questi 50 acquirenti, il prezzo crollerebbe. Ok? Questo è il concetto. Quindi quello che noi dobbiamo fare è seguire questi grandi capitali di questi grandi fondi che manipolano i mercati per sfruttare i movimenti che loro generano. Questo è il concetto. Ora andiamo a vedere quella che è la regola principale, cioè che un ciclo inizia su un minimo dei prezzi e finisce su un successivo minimo dei prezzi. E ne esistono di tre tipi: rialzisti, ribassisti e laterali. Allora, vediamo quali sono le differenze tra questi tre cicli, che poi chiaramente vedremo anche all'interno dei grafici. Partiamo dal ciclo rialzista, che è un ciclo fatto in questa maniera, ovvero ha un minimo finale più alto rispetto al minimo iniziale, e di conseguenza avrà una fase di rialzo più ampia rispetto a quella di ribasso. Okay? Mentre il ciclo ribassista
al contrario, una fase di ribasso che è più ampia rispetto a quella di rialzo. E la sua fase di rialzo sarà più contenuta e di conseguenza il minimo finale sarà più basso rispetto al minimo iniziale. Ok? Il massimo nel ciclo rialzista è più vicino al minimo finale, nel ciclo ribassista è più vicino al minimo iniziale. E poi abbiamo invece i cicli laterali, cioè dei cicli che hanno questo tipo di conformazione, quindi avranno una fase di rialzo che è più o meno equivalente a quella di ribasso, i due minimi sono sullo stesso livello. Ok, queste sono le tre tipologie di ciclo che poi vediamo anche sui grafici. Ovviamente se c'è qualcosa che non capite, scrivete. Questo invece è un'immagine cosiddetto cicloma, dove sostanzialmente si vede quella che è la relazione che esiste fra i vari cicli. Abbiamo in questo caso un ciclo rosso, che non è importante quanto tempo duri, ma è importante capire la logica che esiste fra i vari cicli, che è formato da tre cicli blu, che sono formati da due cicli verdi, formati da tre cicli gialli. Quello che è importante in questa fase, anzi, direi importantissimo, è capire che nel momento in cui inizia un qualsiasi ciclo, come in questo punto, dove inizia il ciclo rosso, automaticamente in quel punto inizieranno anche tutti i cicli inferiori. Quindi se lì inizia il ciclo rosso, automaticamente inizierà il blu, il verde e il giallo. Stessa cosa nella parte finale. Quando termina un qualsiasi ciclo, automaticamente terminano tutti i cicli inferiori, quindi se lì termina il rosso, automaticamente termina il blu, automaticamente termina il verde, automaticamente termina il giallo. Ok? Questa è una regola ciclica. Un altro esempio ce l'abbiamo qua, cioè qui noi che cosa abbiamo? Abbiamo la partenza di un ciclo blu, individuata la partenza di questo ciclo blu, automaticamente abbiamo la partenza del verde e del giallo. Ok? Questa è una regola ciclica che ci sarà utile anche nell'operatività, ok? Che poi vediamo successivamente. Però è importante avere il concetto. Qui vediamo un'immagine che rappresenta una quadratura ciclica facendoci vedere che cosa? Facendoci vedere quella che è un esempio di andatura, cioè in questo caso abbiamo un mensile 32 giorni di borsa aperta, che è formato da due cicli a 16 giorni, formati da due cicli a una settimana che durano circa 8 giorni, formati da due cicli a 4 giorni e così via. Quando si parla di periodo a mercati aperti, o periodo in termini di giorni di borsa aperta, si intende che il mercato e quel ciclo dura, per esempio, il mensile 32 giorni in cui il mercato ha effettivamente scambiato. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che non sono 32 giorni di calendario, ma sono 32 giorni in cui il mercato era aperto. Siccome il mercato apre lunedì e chiude il venerdì, in una settimana abbiamo 4 settimane in un mese. Da 5 giorni di borsa aperta, è ovvio che in un mese abbiamo 22 giorni di borsa aperta. Un mensile dura 32 giorni di borsa aperta, di conseguenza sarà circa un mese e mezzo. Stessa cosa, i 16 giorni è un ciclo che dura 16 giorni di borsa aperta, quindi 3 settimane da 5 giorni più 1. Quindi questo per farvi capire che cosa? Che il periodo ciclico è diverso dal periodo di calendario, ok? Questo è per distinguere la cosa che è molto importante. Detto ciò, proseguiamo. Qui abbiamo anche il concetto di tendenza, cioè andiamo a vedere che cosa, che il mensile, qui che è rialzista, ok? Influenzerà la tendenza dei cicli inferiori. Quindi, nella fase di rialzo, quindi questa, cioè quando il mensile sale, quella tendenza influenzerà i sottocicli, quindi avremo anche il 16 giorni sbilanciato verso l'alto, anche il ciclo 8 giorni sbilanciato verso l'alto, e questo ci fa capire che cosa? Che
La tendenza di un qualsiasi ciclo è influenzata dai cicli superiori. Per farti un esempio, diciamo, pratico e visivamente più semplice, come se questo fosse il mensile, formato da 2 16 giorni, formato da 2 8 giorni, formato da 2 cicli a 4 giorni, e poi chiaramente si potrebbe andare avanti. Cos'è che si vede in questo caso? Beh, si vede chiaramente che nel momento in cui il mensile sale, tutti i sottocicli hanno questo tipo di conformazione. Ok? Hanno questo tipo di conformazione. Quando invece il mensile scende, tutti i sottocicli hanno questo tipo di conformazione, no? Di conseguenza, quando il mensile sta salendo, i sottocicli saranno rialzisti. Quando il mensile sta scendendo, i sottocicli saranno ribassisti. Ve lo anticipo come concetto, perché poi ci servirà nell'analisi a mercati aperti. Quindi è importante avercelo, ma poi lo riprendiamo, non vi preoccupate. Da studi statistici possiamo affermare che il mercato si replica nella maggior parte delle volte con le seguenti conformazioni cicliche, dai cicli più lunghi a quelli più brevi. Vediamo nel dettaglio. Partiamo da un mezzo secolare, che è un ciclo che dura all'incirca 50 anni, ma ovviamente non ha senso considerarlo da un punto di vista operativo, non penso che nessuno di voi sia interessato a fare investimenti a 50 anni, ma lo prendiamo da un punto di vista didattico, ok? È formato da 2 ventennali che sono formati da 2 decennali, formati da 2 cicli quinquennali, detti anche cicli economici, formati da 2 biennali che hanno al loro interno 2 cicli annuali. Qui c'è una variazione, nel senso che, dato il ciclo annuale, abbiamo al loro interno 1, 2, 3 cicli intermestrali che sono formati da 3 mensili ciascuno. Ok? Da qui riprende la suddivisione classica, cioè il mensile ha 2 16 giorni, che hanno dentro 2 8 giorni, formati da 2 4 giorni e così via, fino a cicli che possono durare anche una sola ora, addirittura. L'analisi che faremo sarà su un giornaliero del mercato DAX. Okay? Quindi indice tedesco. Ovvio è che tutti i concetti che vedremo per il mercato DAX o per qualsiasi mercato funzionano su tutti i mercati in tutte le temporalità, anche perché vedremo degli esempi anche nel lungo termine adesso su euro-dollaro. Quindi tutto ciò che vediamo è applicabile a tutti i mercati. Ok? Se ci sono domande, fatele, se non ci sono domande, proseguiamo. Tendo giusto 30 secondi, fatemi sapere se avete dubbi, domande, qualsiasi cosa da chiedere. Ok, direi che non ci sono domande, perfetto. A questo punto andiamo a vedere il primo indicatore oggetto della live di questa sera. Il primo indicatore è denominato indicatore di ciclo, ok? E la prima cosa che vi voglio far vedere prima di presentarvi l'indicatore di ciclo è che esiste una ciclicità, no? Questo è un grafico di euro-dollaro con time frame giornaliero, vuol dire che ogni candela rappresenta un giorno di contrattazione. Questi sono cicli biennali. Vi faccio vedere nel lungo perché poi andiamo anche nel breve. Sono biennali, ma come sono? Possiamo vedere anche che ci sono, come questo, un biennale in laterale, abbiamo detto che ha 2 minimi sullo stesso livello, abbiamo questo secondo che è un biennale ribassista perché la fase di ribasso è molto più profonda di quella di rialzo, il terzo è sempre in laterale, l'ultimo invece è stato rialzista. Dico è stato perché questa non è un'immagine di oggi, ma quello che importa
e che comunque il minimo è stato superiore al minimo iniziale, di conseguenza è stato rialzista. Ora, quello che un trader ciclico deve andare a fare è individuare delle aree di minimo per comprare e vendere nelle aree di massimo, guadagnando da questa differenza, o chiaramente shortare delle aree di massimo e chiudere le posizioni nelle aree di minimo, o vendere allo scoperto e guadagnare da quella differenza di prezzo. Chiaro che dobbiamo capire come capire se siamo su un minimo, se siamo su una salita, se siamo su un massimo, se siamo su una discesa. Questo è l'importante. Per capirlo, cosa dobbiamo fare? Abbiamo bisogno di questo, che è il primo indicatore della metodologia. Allora, questo si chiama indicatore di ciclo, è un indicatore di nostra creazione e produzione di cui abbiamo il copyright, quindi non si trova da altre parti. Quello che vediamo è che è composto da tre linee, che è la linea continua, è la traiettoria del ciclo. Poi abbiamo la linea tratteggiata orizzontale, che è l'asse dello zero, e poi abbiamo una linea tratteggiata sinusoidale, quindi fatta ad onda, che è la velocità del ciclo. Ok? Ora dobbiamo capire come interpretare queste linee. La prima cosa che dobbiamo guardare è quando la velocità, cioè la linea tratteggiata sinusoidale, quindi fatta ad onda, per capirci, che è la velocità, attraversa l'asse dello zero dall'alto in basso. In quel punto saremo in una zona di massimo. Quindi noi dobbiamo avere questo incrocio qui della velocità in questa direzione. Quando questo avviene, sappiamo che questa è un'area di massimo. Viceversa, nel momento in cui abbiamo la linea tratteggiata sinusoidale che attraversa l'asse dello zero dal basso verso l'alto, in quel punto ci troveremo in una zona di minimo. Quindi, quando noi abbiamo questa situazione qui, in questa direzione, saremo in una zona di minimo. Ok? Quindi fondamentalmente noi dobbiamo guardare quando la velocità attraversa l'asse dello zero, o dal basso verso l'alto o dall'alto verso il basso. Semplice così. Ok? Detto ciò, andiamo a vedere degli esempi. Ok, prendiamo l'immagine che abbiamo visto prima, no? Questo è il primo minimo, cioè il momento in cui la velocità da sotto attraversa l'asse dello zero in sopra. Questo qui è l'area di minimo e la velocità cosa fa dopo? Inizia a salire, indicandoci salita. Quindi salita, 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 salita fino a questo punto. Quindi, fin tanto che la velocità è sopra l'asse dello zero, l'indicatore mi indica che siamo nel bel mezzo di una salita. Difatti, fino al nuovo incrocio, il prezzo sale. Dopodiché, qui siamo in un'area di massimo, come vedete, a questo punto comincia la discesa. Fin tanto che questa linea tratteggiata rimane sotto, mi indicherà discesa, 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 fino a nuovo incrocio. Difatti, se guardiamo cosa ha fatto il prezzo, è sceso, quindi è andato nella direzione corretta. Qui nuovamente abbiamo un'area di minimo, salita, 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 fino a qua. Anche in questo caso il prezzo, se guardiamo da dove è partito e dove è arrivato in corrispondenza dell'incrocio, è andato nella direzione corretta. Qui nuovamente abbiamo un'area di massimo, perché abbiamo un altro incrocio dall'alto verso il basso, e a questo punto abbiamo quindi discesa, 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 fino a questo punto. Anche qui il nostro prezzo è andato nella direzione corretta. Qui nuovamente abbiamo l'area di minimo che indica salita, 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 salita fino a qui. E anche in questo caso il prezzo è andato nella direzione indicata dall'indicatore. Ok? Quindi questo indicatore a colpo d'occhio mi dice se sono sul minimo, se sono in salita, se sono sul massimo, se sono in discesa. Qualsiasi punto del ciclo. E ti dirò di più, non solo mi indica chiaramente
dove sono e dove sto andando, ma io so che quello è un minimo, una salita, un massimo o una discesa del ciclo che io sto osservando, in questo caso del biennale, ma potrebbe essere del giornaliero, del 2 giorni, del 6 ore, del 3 ore, del mensile, del trimestrale, di qualsiasi ciclo. Questo è importantissimo. Ok? Ci sono domande su questo, dubbi? Fatemi sapere in chat. Se è tutto chiaro o se ci sono domande. Ok. Sembra chiaro a tutti. Perfetto. A questo punto proseguiamo. Vediamo il secondo indicatore oggetto della live di questa sera, cioè le bande di Migliorino. Ok? Rappresenta un indicatore di ultima generazione che va a colmare numerosi punti di debolezza delle sue più note antenate bande di Bollinger. Le evoluzioni hanno portato ad un indicatore più facilmente leggibile che restituisce informazioni molto più precise rispetto appunto alle bande di Bollinger. Quindi fondamentalmente sono un indicatore che porta uno step in avanti, direi anche abbastanza significativo, rispetto appunto alle bande di Bollinger, che sono un indicatore classico, e poi vedremo anche le varie differenze. Ok? Qui vediamo per esempio le nostre bande, quindi bande, i nostri canali. Per lo stesso periodo vediamo le bande di Bollinger. Chiaro che le differenze in questo caso sono abbastanza evidenti. Cioè, se noi andiamo a prendere le nostre bande, cosa vediamo? Vediamo che ogni qualvolta che noi abbiamo un tocco di una banda, si genera un'inversione. Questa è considerata inversione perché è una distanza inferiore al 5% e questa è anche. Ok? Quindi qui ogni volta che il prezzo tocca c'è un'inversione. E non solo, queste sono inversioni cicliche, ossia relazionate a un ciclo di borsa. Diversamente, se noi andiamo a vedere le bande di Bollinger, quello che succede è che abbiamo il prezzo che corre sulla banda. Qui la stessa identica cosa. Qui il prezzo corre lungo la banda, qui anche, qui addirittura rimane fuori tanto, qua c'è una lateralità, le bande mi si stringono, ma non mi danno un'informazione che siamo in un'area propedeutica a una salita, propedeutica a una discesa. Ok? Quindi sostanzialmente non mi danno nessuna indicazione, perché il fatto che il prezzo tocchi una banda non è indice di inversione, perché qui come vediamo, qui abbiamo il tocco, ma il prezzo sale di molto. Qui c'è un tocco, il prezzo sale di molto. Qui c'è un tocco, il prezzo scende di molto. Quindi di fatto avere un tocco di una banda, anzi, ci può portare in errore, ci può indurre comunque in inganno, perché io posso pensare che in quel momento il prezzo inverta, ma in realtà poi il prezzo continua a salire o continua a scendere. Quindi è un qualcosa di estremamente fuorviante. Nelle nostre bande, come dicevo, quando c'è un tocco si genera un'inversione. Ok? Quindi abbiamo un qualcosa di molto molto preciso che ci dà delle indicazioni chiare e soprattutto questo è un indicatore ciclico, cioè relazionato a un ciclo di borsa, in questo caso su un 4 giorni. Quello che succede è che questi non sono inversioni casuali, ma sono inversioni esattamente del ciclo a 4 giorni. Quindi qua non solo noi vediamo delle inversioni chiare, ma so anche che tipo di inversioni sono. So che è un'inversione in questo caso di un 4 giorni. Se questo indicatore l'avessi settato su un 2 giorni, vedrei le inversioni di 2 giorni e così via. Ok? Quindi fondamentalmente ci danno delle informazioni estremamente precise. E in più c'è un altro aspetto.
Siccome noi sappiamo anticipatamente se quel ciclo sarà rialzista o ribassista prima ancora che parta, poi vi farò vedere come nel dettaglio, mi dà un'informazione estremamente importante. Perché? Perché un ciclo rialzista abbiamo detto che è fatto così, quindi ha un minimo finale più alto del minimo iniziale ed il massimo vicino al minimo finale. Quindi se questo è un 4 giorni e io qui individuo la partenza, so che ho davanti un ciclo 4 giorni rialzista, so anche che il mio massimo ci sarà dopo 2 giorni e mezzo, 3. Anche se io apro il grafico qui, dico bene, qua è partito, ho davanti 3 giorni di salita o 2 e mezzo, e qual è il target? Beh, il target diventerà la banda superiore. Quindi non solo noi abbiamo la capacità di vedere quello che è il punto di inversione, ma sappiamo anche quanto tempo ci metterà ad arrivare al suo massimo o al suo minimo e dove sarà il target, perché abbiamo la banda superiore che in questo caso funge da target. Dopo 3 giorni arrivo qua, dico bene, sono passati 3 giorni, ho ancora un giorno di discesa che arriverà in zona banda inferiore. Ok? Quindi questo è molto molto importante. Ed è un target d'arrivo. Altro esempio è il successivo ciclo a 4 giorni, no? Se questo è un ciclo ribassista, abbiamo detto che sappiamo prima ancora che ciclo parta, questo è ribassista, quindi ha il minimo finale più basso di quello iniziale ed il massimo è vicino al minimo iniziale. Quindi qua io ho un massimo che me lo fa subito, quindi dopo un giorno. Quindi io cosa mi devo aspettare qui? Devo aspettare che il prezzo faccia questo e poi riparta. Questo indicatore, come anche l'indicatore di ciclo, è un indicatore automatico, quindi non ha bisogno di manutenzione. Di conseguenza, noi, una volta che lo settiamo, lui si mantiene aggiornato in tempo reale. Quindi, di fatto, io qui avrò il mio minimo finale, a questo punto. Facciamo rosso, questo punto qui sulla banda inferiore, perché questo è stato un ciclo ribassista. Ok? Quindi io con questo indicatore ho tutta una serie di informazioni estremamente precise. Punto di partenza, punto di inversione, in quanto tempo ci arriva e so anche cosa mi devo aspettare. Chiaro? Domande su questo? Tutto chiaro? Fatemi sapere al volo se ci sono dubbi o domande, se no proseguiamo. Ok, tutto chiaro, perfetto. A questo punto andiamo a vedere un'ulteriore miglioria, cioè utilizzato contemporaneamente alle bande di diversi cicli. Okay, in questo caso possiamo ottenere spunti operativi ancora più performanti ed efficaci in termini di probabilità di successo. Vediamo un esempio. Eccolo qua. Allora, qua abbiamo bande di 3 cicli diversi, quindi abbiamo la banda verde chiara che è di un ciclo a 4 giorni. Ok. Poi abbiamo la banda a 2 giorni verde scura. Poi abbiamo la banda arancione giornaliera. Perché secondo voi ho settato 3 bande diverse? Per un concetto che abbiamo visto all'inizio e che vi ho fatto qui sotto. Noi abbiamo detto che nel momento in cui parte in qualsiasi ciclo, partono anche tutti i cicli inferiori. Quindi su questo punto, azzurro, se lì parte il 4 giorni, automaticamente partirà il 2 giorni, automaticamente partirà il giornaliero. Ci siamo. Quindi, quando io ho il tocco di una banda a 4 giorni, lì devo avere il tocco anche della banda a 2 giorni giornaliera. Di fatto, tutti i punti blu che vi ho evidenziato, anche questo è un'inversione di questa e anche questa, questi sono tutti i punti in cui il prezzo tocca tutte e 3 le bande. O le 3 bande si intersecano fra di loro.
Di conseguenza, noi abbiamo una probabilità di correttezza ancora maggiore se tutte e tre le bande si intersecano, si toccano. E difatti vediamo che i punti di svolta sono estremamente chiari ed estremamente precisi. Detto questo, proseguiamo e vediamo un altro esempio. In questo caso io ho settato le bande del giornaliero del 12 ore e del 6 ore. 12 il giornaliero arancione, 12 ore bianco, 6 ore azzurro. E tutti i punti blu sono punti in cui il prezzo tocca tutte e tre le bande, o le tre bande si intersecano fra di loro e inevitabilmente questi sono tutti cicli giornalieri. Poi in questo caso io le ho settate più strette, le ho tenute più strette perché voglio vedere dei punti di svolta molto precisi. Non mi interessa di beccare il minimo o il massimo assoluto, anche perché non ce n'è bisogno. È sufficiente beccare queste aree ben chiare, aree di acquisto e aree di vendita, dove noi non abbiamo dubbi che quello è un punto di inversione, ok? Questo, questo e questo. Quindi questi sono punti estremamente precisi, no? Ci siamo. E questo ci dà un valore aggiunto estremo, molto chiaro e molto preciso. Come vedete, si può vedere breve periodo, in questo caso con time frame a 1 minuto, come periodi più lunghi e in tutti i mercati. In sintesi, grazie alle bande di Migliorino possiamo ottenere le seguenti informazioni. Identificano massimi e minimi ciclici, inevitabilmente, perché abbiamo detto che sono relazionate a un ciclo di borsa, e ogni volta che abbiamo un tocco sopra o sotto, quello è un minimo o un massimo del ciclo che noi abbiamo settato, ok? In più identificano target d'arrivo della tendenza, quindi è chiaro che se io ho un tocco in basso, il mio target sarà la banda sopra. E in più, pur essendo un derivato delle medie mobili centrate, le bande di Migliorino non danno falsi segnali. Un test, un superamento del canale superiore o inferiore da parte dei prezzi, inevitabilmente porta ad un ritracciamento. Un utilizzo abbinato ai volumi ciclici hanno una correttezza dei segnali di quasi un 100%. Quindi questi indicatori qui, ogni volta che ci danno un tocco, si genera un'inversione. È ovvio che il 100% in borsa non esiste, ma nel momento in cui noi abbiamo il tocco di una banda e lì nessuno vende, nessuno compra, è chiaro che le probabilità di inversione sono estremamente, estremamente alte. Vediamo la strategia. Se non ci sono domande, proseguiamo con la visione della metodologia. Allora, vediamo innanzitutto questa immagine, dove abbiamo le tre bande giornaliera 12 ore, 6 ore. Queste sono bande in tempo reale, il prezzo sta andando e qui abbiamo un indicatore di ciclo. Ora, prima di fare qualsiasi tipo di valutazione, in questo caso, devo spiegare due cose importanti. Una è che quando si opera bisogna conoscere perfettamente un parametro che è denominato ritorno su rischio, che deve essere uguale a 4. Cosa significa? Che nel momento in cui il target della mia tendenza è di 400, 400 punti, 400 euro, quello che è, il mio rischio massimo deve essere di 100, quindi un quarto. Target 800, rischio massimo 200. Target 1000, rischio massimo 250, ok? Quindi noi dobbiamo avere un punto d'arrivo che deve essere sempre 4 volte superiore al rischio. E noi dobbiamo operare in queste condizioni. Poi vedremo bene in che condizioni noi abbiamo questo tipo di ritorno sul rischio. Però questo è un parametro che fa la differenza assolutamente, ed è un parametro che probabilmente il 5% dei trader sa calcolare o sa quando ci sono queste condizioni, ed è un parametro, come vi dicevo, che vi dà la differenza sostanziale fra chi guadagnerà e
oggi, domani, sempre, e chi prima o poi perderà tutto. Perché è pieno il mondo di persone che fanno mesi bellissimi, fanno mesi eccezionali, fanno mesi in cui guadagnano cifre enormi, poi in una settimana bruciano tutto o in un'operazione perdono tutto il conto. Questo perché? Perché non sanno calcolare il ritorno sul rischio. Con questo ritorno sul rischio basterebbero tre operazioni giuste su 10 per fare profitto. Perché? Perché se io faccio tre operazioni giuste da 400, io incasserei 1200. Le restanti 7 che io vado a sbagliare mi fanno perdere 100 ognuna, quindi ho 1200 l'incasso, 700 li perdo, avrei un netto di 500. Ok? Viceversa, chiaramente la metodologia ci porta non a farne solo 3, ma a farne giuste 6, 7 su 10. Anche se fossero solo 6 operazioni giuste su 10 da 400, io porterei a casa 2.400 gli restanti 4 che sbaglio dove perdo 100 ognuna mi fanno perdere 400 2.400 li ho incassati 400 li ho persi avrei comunque un netto di 2.000 quindi comprenderai bene che è molto importante questo parametro ed è sostanzialmente un parametro iperfondamentale. Iperfondamentale. Perché se tu consideri che per essere profittevoli oggi, domani e sempre, tu devi conoscere A, quante operazioni fai giuste su 10, in questo caso ne fai 6, 7. Devi sapere, ok, queste 6 operazioni, quanto mi fanno guadagnare in più rispetto a quando perdo? Quindi tu sai che ne fai giuste 6, sai che quando guadagni guadagni 400, quando perdi perdi 100. Quel metodo deve essere un metodo oggettivo, quindi deve essere un metodo dove tutti vedono la stessa identica cosa. Okay? Non è che quel metodo deve oggi funzionare un po', domani non funziona, fra un mese funziona meglio. No, è un metodo che ti dà delle conoscenze. E ti va a dare dei punti d'ingresso che sono costanti perché rappresentano un movimento monetario. Quindi, siccome è un metodo che si basa su dei concetti economici, di conseguenza è un metodo che non potrà mai smettere di funzionare, a differenza delle analisi tecniche, no? Tutte le analisi tecniche, grafiche o statistiche purtroppo smetteranno di funzionare per un semplice motivo, perché quando tu guardi il grafico nel passato, il suo andamento, e presumi che nel futuro il mercato si replichi nella stessa maniera, purtroppo non succede. Ma non succede semplicemente perché se si è mosso in un modo, non è detto che si rimuova allo stesso modo. Per farti un esempio, oggi è il 2 di maggio, non è che se negli ultimi 10 anni il 3 di maggio c'era il sole, allora domani c'era il sole. Domani potrebbe tranquillamente piovere. Quindi è importante capire perché il mercato si muove? E il mercato si muove perché c'è denaro, grandi masse di denaro che si muovono. Quindi, comprendendo che il prezzo si muove in base al denaro e riuscendo a identificare i movimenti di denaro, a quel punto riusciamo a essere costantemente performanti. Questo è quello che andiamo a fare con questa metodologia. Quindi abbiamo una strategia solida che si basa su dei concetti economici, che sappiamo che ha un tot di operazioni giuste su 10, che sappiamo che quando andiamo a profitto guadagniamo 4 volte tanto. È chiaro che a quel punto io metto a rischio per ogni singola operazione massimo il 5% del mio capitale, a quel punto io sono performante oggi, domani e sempre. Se ti manca anche solo uno di questi parametri, purtroppo sei destinato a perdere. Non ci sono santi, perché se tu non hai un metodo solido, potrebbe smettere di funzionare. Se non hai un ritorno sul rischio adeguato, potresti fare anche 40 operazioni profittevoli consecutive, sbagliarne una e bruciare il conto.
Invece, se tu non sai quante operazioni fai giuste su 10, potresti viceversa fare 20 operazioni in passivo e bruciare tutto. Quindi devi conoscere tutti questi parametri. Solo così puoi essere un professionista e il trading va affrontato così, cioè o lo affronti così o è meglio che lo lasci perdere. Questo è il punto. Detto ciò, dobbiamo vedere un altro concetto, cioè il concetto della tendenza, cioè di capire se il ciclo che abbiamo davanti sarà rialzista o ribassista prima ancora che parta. Ok, qui abbiamo il ciclo rialzista e quello ribassista. Perché vi dico questo? Perché nel momento in cui un ciclo è rialzista, noi dobbiamo tradare solo ed esclusivamente questa tendenza, solo la parte rialzista. Nel momento in cui un ciclo è ribassista, dobbiamo tradare solo ed esclusivamente la fase di ribasso. Perché questo? Perché qui potrebbe nascere una domanda spontanea. Se io queste due fasi comunque le so individuare, perché non le devo tradare? La risposta è che queste due fasi non si tradano semplicemente perché in queste due fasi il ritorno sul rischio non è adeguato, è sicuramente inferiore di 4. Quindi, siccome noi dobbiamo operare quando il ritorno sul rischio è 4 o superiore, dobbiamo andare a operare nelle aree blu. Quindi dobbiamo sapere se un ciclo è rialzista o ribassista prima ancora che parta. Come faccio a saperlo? Guardo dei cicli superiori, quali nello specifico un ciclo di 4 ordini superiore partendo da quello che mi interessa. Quindi, siccome noi partiamo da il giornaliero, in questo caso, giornaliero 2 giorni, 4 giorni, 8 giorni. Quindi noi dobbiamo andare a vedere un ciclo a 8 giorni, che chiaramente io ho già settato qui. Questo qui è esattamente un ciclo a 8 giorni. Come faccio a sapere che è un 8 giorni? Perché ho settato l'indicatore di ciclo, questo qui rosso, che vedete sotto, con una temporalità a 8 giorni. Abbiamo detto che questo, come tutti gli indicatori, si possono settare su qualsiasi ciclo in qualsiasi mercato. Essendo un 8 giorni, abbiamo dentro 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cicli giornalieri, come è presumibile pensare. E in più che cosa vediamo? Vediamo che nel momento in cui l'8 giorni sale, ok? Cioè quando la sua velocità è sopra l'asse dello zero, i giornalieri sono tutti così, quindi rialzisti. Nel momento in cui l'8 giorni scende, cioè la sua velocità è sotto l'asse dello zero, i suoi sottocicli sono fatti così. Di conseguenza sono ribassisti. Ci siamo. Quindi è fondamentale capire dove sta andando l'8 giorni, perché se sta andando in su io farò i rialzi sul giornaliero, se sta andando in giù, cioè la sua velocità è sotto, farò i ribassi sul giornaliero. E diciamo che il motivo è abbastanza evidente, cioè se io vado a misurare questo rialzo, questo rialzo con questi ribassi, è chiaro che c'è una differenza importante, no? In relazione alle fasi di ribasso. Mi faccio fucsia che si riconoscono meglio rispetto al prezzo, però è ovvio che le fasi fucsia a destra sono molto più ampie rispetto alle fasi azzurre, come le fasi azzurre a sinistra sono più ampie rispetto a quelle fucsia, no? Cioè, se io cerco di prendermi questo piccolo rialzo, quando improvvisamente mi arriva una fiammata ribassista, ho la garanzia di buttare soldi. Come se te cerco di prendere questo piccolo ribasso, quando improvvisamente mi parte una fiammata rialzista. È totalmente insensato, stupido e non va fatto. Quindi noi quello che dobbiamo fare è vedere dov'è la velocità dell'8 giorni,
Perché stai tranquillo, quando la velocità dell'8 giorni è qua in basso, quando tu sei su questi massimi, su questi massimi, su questi massimi, non parte la fiammata rialzista come succede qui. Può lateralizzare un po', ma poi il prezzo piomba giù. È la stessa cosa, noi ce l'abbiamo qui, cioè quando la velocità è alta dell'8 giorni, io comincio a comprare su questi minimi. Non mi arriva la fiammata ribassista come succede di qua. Ci siamo. Quindi è estremamente importante trovare la tendenza e dentro quella tendenza andare a tradare solo le fasi corrette. Ok? Quindi quello che noi dobbiamo fare è qui dentro, compro, arrivo sul massimo, esco. Aspetto il minimo, compro, arrivo sul massimo, esco. Aspetto il minimo, ricompro, arrivo sul massimo, esco. Aspetto il minimo, ricompro, arrivo sul massimo, esco. Poi quello che succede qui è che su questo minimo qua la velocità sta per incrociare l'asse dello zero al ribasso, di conseguenza io so che sono passati 4 giornalieri. Okay, essendo passati 4 giornalieri, la mia tendenza sta per invertire, di conseguenza posso o fare attenzione perché dico sono passati 4 già 4 giornalieri, l'8 giorni sta invertendo, quindi la cosa più saggia è non tradare o comunque farlo al rialzo se lo vogliamo fare. Quando siamo su questo nuovo giornaliero, diciamo bene, la velocità è sotto, quindi aspettiamo al massimo, andiamo in short. Chiudiamo, aspettiamo il massimo, via short e chiudiamo, aspettiamo il massimo, via short e chiudiamo. Questa è l'operatività corretta. E qui vediamo quanto è importante individuarla e quanto diventa semplice vedere il tutto, avere il quadro estremamente chiaro con questo tipo di indicatori, dove dentro andremo a trovare la nostra operatività. Ci siamo. Detto ciò, possiamo andare a vedere l'esempio in tempo reale, dove qui abbiamo il nostro ciclo a 8 giorni. A questo punto abbiamo la velocità ancora verso il basso, quindi dobbiamo andare a tradare un short. Ok? Non di certo un long, perché abbiamo una tendenza verso il basso. Qui volevo farvi vedere un po' di cicli a 8 giorni, giusto per darvi, diciamo, un'idea di quello che è l'importanza di individuare una tendenza. Cioè, se noi guardiamo questa tendenza a rialzo, questa rialzo, cioè quando la velocità è sopra, qui dentro i cicli giornalieri sono estremamente sbilanciati verso l'alto. Quindi è fondamentale individuare la tendenza, perché se te qui dentro non prendi cicli a rialzo, sicuramente perdi soldi. Stessa cosa in queste fasi. Ok? Questa fase a rialzo, guarda questa fase a ribasso. Ok? Quindi guarda questa a rialzo. Ci sono fasi talmente direzionali che fare la cosa al contrario è la garanzia di perdere e farla giusta è la garanzia. Chiaro, in borsa non si possono dare garanzie, però hai una probabilità di successo che è estremamente alta. Cioè, parliamo di un mercato DAX che si muove, per darti un'idea, di un 150-200 punti giorno, che con un micro contratto, che è 1 euro a punto, sono 200 euro, un mini contratto sono 5 euro a punto, fanno 1000 euro, un contratto pieno sono 25 euro a punto. Stiamo parlando di 5.000 euro ogni singolo giorno o multipli di questi numeri, quindi parliamo di potenzialità veramente significative di guadagno. Chiaro che bisogna sapere dove si è e dove si sta andando, perché anche qua fare dei rialzi era tanta roba, fare dei ribassi garanzia di perdere, come anche in tutta questa discesa. Attualmente abbiamo una velocità sotto l'asse dello zero, quindi io qua devo cercare un ribasso. Quindi attualmente abbiamo un ciclo
qui ha fatto il minimo, qui sta ripartendo, questo è stato un giornaliero molto molto laterale, ok, che è partito qui a questa rottura. Qui diciamo che c'è stata una velocità che ha quasi rotto al ribasso in corrispondenza della banda superiore, di conseguenza questo è stato il massimo del giornaliero, che non è stato particolarmente pronunciato. Qui sembra stia ripartendo un nuovo giornaliero, perché la velocità sta andando sopra l'asse dello zero e qui c'è stato un tocco delle bande. Quindi io quello che mi aspetto per la giornata di domani è una cosa di questo tipo. Dove nel mentre la velocità deve fare questo, ok, e le bande chiaramente devono fare questa cosa qua. Poi non faccio le altre sotto, ma giusto per farti capire il concetto. Quindi nel momento in cui noi abbiamo il tocco delle bande, l'incrocio della velocità, questo è il nostro segnale di short, che verrà chiuso alla fine del nostro ciclo giornaliero. Vedi quanto diventa più semplice l'operatività nel momento in cui hai gli indicatori giusti e hai tutto che torna, perché hai una direzionalità. In quella direzionalità l'8 giorni sale, bene, allora mi prendo da minimo a massimo, da minimo a massimo. L'8 giorni scende da massimo a minimo, da massimo a minimo. Questo è quello che si deve fare, no? Quindi, siccome l'8 giorni è ancora la velocità sotto, dobbiamo fare degli short e ci prenderemo la giornata di domani, probabilmente, questo short. Non ti invito a fare uno short ora perché non hai questi indicatori per tenere monitorato il punto di ingresso, eccetera. Poi tieni conto che questo è un setup di base. Abbiamo sviluppato molti altri indicatori, tra cui indicatori volumetrici, eccetera. Ma già con questi due hai una visione estremamente più chiara rispetto al 90% delle persone là fuori. E questi sono indicatori che ti possono dare un valore aggiunto estremo in tutti i mercati, in tutte le temporalità. Considera che sono stati creati 15 anni fa, anzi quasi 20 anni fa, non da me direttamente, chiaramente, perché io sono abbastanza giovane, o mi ritengo abbastanza giovane, ma dal mio socio che fa questo lavoro da 20 anni e che studia da 20 anni. Quindi in tantissimi anni di studi, test, soldi persi sui mercati, siamo arrivati ad avere un prodotto di questo tipo che ti dà dei punti di svolta estremamente chiari e senza interpretazione, no? Perché qui non è che c'hai dubbi che c'è stato un incrocio o che ci sia stato un tocco, no? E questo è importantissimo, soprattutto con gli indicatori automatici che tutti possono mettere in pratica. Non è che devi imparare a programmare, non è che devi imparare a costruire niente, semplicemente devi apprendere, hai un indicatore, devi solamente metterlo in pratica. E la velocità di apprendimento è chiaramente estremamente più elevata. Ci siamo. Mi è saltata un attimo con la telecamera, vedo di ripristinarla subito. Ok, ora dovrebbe essere a posto. Ok. Quindi vi stavo dicendo. Questo è un settore dove più o meno il 90% delle persone perde soldi, e questo è un dato di fatto, è un dato oggettivo, e il motivo per cui perde soldi, dal mio punto di vista, è dovuto a due fattori. Il primo è che questo è un settore dove le persone pensano di guadagnare senza studiare, ok? Quindi nel momento in cui tu cerchi una scorciatoia, passami il termine, senza effettivamente impegnarti o studiare, è ovvio che non avrai ovviamente i risultati che speri, perché è un settore comunque
dove è richiesto un minimo di studio, un minimo di preparazione perché vai a affrontare un mercato che è, se vuoi, uno dei mercati più difficili del mondo per la maggior parte delle persone che non hanno formazione. L'altro motivo per cui il 90% delle persone perde è che non ha formazione valida, cioè è molto difficile trovare un percorso formativo che ti prende e ti porta ad essere performante. La maggior parte di quello che trovi è roba o legata all'analisi tecnica, o legata all'analisi statistica, o legata all'analisi grafica, che sono delle tipologie di analisi che non funzionano, perché semplicemente prendono il passato e sperano che il futuro sia uguale al passato, ma non è affatto così. Quindi noi, dopo, come dicevo, tantissimi anni di studi, test, soldi persi sui mercati, abbiamo creato quella che è la Top Trading Academy, che è un'accademia che ha lo scopo di portare chiunque a essere performante sui mercati, dandogli un percorso che lo porti veramente anche dall'ABC fino a essere un professionista. Qui noi abbiamo creato un percorso formativo che ti dà tutta la conoscenza che ti serve, partendo dalle cose, diciamo, più basiche, fino ad arrivare a utilizzare le nostre strategie e indicatori in maniera profittevole. Considera che hai tutta una serie di video, che sono all'incirca 20 ore di corso, quindi sono diversi video, in più ti diamo i nostri indicatori da utilizzare, quindi tu immagina che è come se dovessi imparare a guidare, no? Ti insegniamo a guidare e ti diamo anche la macchina e ti diamo anche un'assistenza a vita. Questo è veramente molto significativo perché non è che studi, poi devi applicare, testare, imparare a programmare. Chiaro che in questo caso il livello di apprendimento e il tempo sarebbe molto molto lungo. In questo caso tu hai una velocità di apprendimento che è 30-40 volte superiore alla media. Perché sai cosa devi fare, hai lo strumento, devi semplicemente imparare a usarlo. Quindi sei estremamente veloce nell'apprendimento con il nostro supporto a vita, con questi concetti a vita che ti rimangono per sempre. Okay? Quindi qua hai tutto ciò che ti serve per riuscire a essere performante. Studio, strumenti e assistenza. Dopodiché faccio vedere per esempio quello che può essere un punto d'arrivo, no? Di quello che è un equity di un nostro studente, dove nell'arco dei 2 anni qualche cosa, partendo da i primi di febbraio del 2022, arrivando ad oggi con un conto da 40.000 ha realizzato 222.000 di profitto, ok? In 2 anni e 2 mesi. Stiamo parlando di una performance di un 550% in 2 anni e 2 mesi. Questo per farti capire quanto è possibile guadagnare. Qui abbiamo verificato tutte le singole operazioni con data di ingresso, data di uscita e sono più di 1.400. Quindi non è una statistica con 3 operazioni, è solida. Noi abbiamo verificato tutte le singole operazioni in tempo reale perché ci viene rendicontato l'ingresso e l'uscita. Di conseguenza, questo è quanto si può arrivare a guadagnare con le nostre metodologie. Chiaro, non sarà domani, non sarà tra un mese probabilmente, ma nell'arco di qualche mese, magari 6 mesi, si può arrivare a dei risultati simili. Chiaramente serve studio, serve impegno, ma hai tutte le armi per poterlo fare senza ombra di dubbio. Ora ti voglio fare una domanda. Quanto vale una strategia che con 5.000 euro ipotetici di capitale potrebbe farti fare anche solo 1.000 euro al mese? La risposta a questa domanda è vale tantissimo. Vale tantissimo per una serie di motivi. Primo è che tu quando operi in borsa non hai sconti. Cioè quando tu sbagli perdi soldi. E avere un metodo che non solo mi consente di fare una percentuale significativa, parliamo di una percentuale intorno al 20% mese di rendimento, ma non solo mi fai fare il 20% mese, ma mi fai evitare quell'enorme ammontare di errori che senza dubbio faresti. Tu immagina che in borsa si cerchi di comprendere o di farti una strategia sbagliando, ogni errore ti costa
magari centinaia o migliaia di euro. Ora che arrivi a capire tutta una metodologia, perderai migliaia o decine di migliaia di euro, come abbiamo fatto noi all'inizio. Quindi non è necessario fare tutto questo processo, perché hai già la conoscenza. Ti basta prendere quella conoscenza e ti porta a una velocità estrema, no? Come se io oggi dovessi inventare, che ne so, il computer. Non ho bisogno di fare 500.000 prove per costruirmi un computer, esiste già. Lo posso comprare o lo posso costruire in base a come l'ha costruito un altro, no? Quindi questo è il concetto. Non è necessario che tu ti metta a sperimentare cose nuove che ti faranno perdere tempo, soldi e fatica. Qui hai già la strada, devi semplicemente prenderla e farti, non voglio dire farti guidare, ma semplicemente seguire quello che ti spieghiamo, perché quello è il metodo che ti porta a questi risultati. In più devi considerare anche che siamo in un settore dove ad oggi vale più di 30 volte il PIL mondiale, punto numero uno. È un settore che cresce come nessun altro al mondo, cresce più del 10% l'anno. Questo cosa vuol dire? Che la maggior parte dei soldi del mondo sono in finanza e sono sempre di più in finanza. Questo significa che anche le grandi multinazionali traggono più profitti dalle attività finanziarie rispetto all'economia reale. Poi aggiungici l'intelligenza artificiale, aggiungici l'automatizzazione dei processi produttivi. Parliamo comunque di una situazione dove ci sarà sempre meno lavoro nell'economia reale e sempre più soldi in finanza, quindi avremo crisi. Il trading è un'attività che ti consente di guadagnare anche cifre importanti. Noi nel nostro canale YouTube pubblichiamo video da 1.000, 2.000, 3.000 euro al giorno. Chiaro, non con un capitale da 5.000, però è comunque un risultato molto interessante. In più hai la possibilità di avere che cosa? Di avere un lavoro che ti consente di lavorare dove vuoi, quando vuoi e in qualsiasi condizione economica e con un investimento paritetico allo zero. Cioè il trading devi vederla come attività imprenditoriale che puoi fare con un investimento praticamente nullo. Cioè basta un PC, una connessione. Puoi lavorare da qualsiasi parte del mondo e puoi lavorare quando vuoi. Puoi decidere di fare trading intraday, quindi all'interno della giornata, fare operazioni una volta a settimana, una volta al mese, senza che nessuno ti debba obbligare, guadagnando anche cifre molto importanti. E soprattutto nel trading fare 100 euro, 1000 euro al giorno è tecnicamente uguale. Perché è tecnicamente uguale? Perché dipende semplicemente da quanti soldi ci metti sopra. Quindi ha un valore estremo, oggi più che mai, avere un reddito da attività finanziarie. Ci sei? Quindi è fondamentale. E tieni anche conto che è l'attività imprenditoriale che puoi avviare con minori investimenti. Tu immagini aprire un bar, un ristorante, una qualsiasi cosa richiede decine di migliaia di euro, tra merce, affitto di locali, macchinari, commercialista, notaio, eccetera, richiede decine di migliaia di euro. Il trading tu lo puoi fare con un investimento irrisorio e ti può far guadagnare n volte tanto, perché in 6 mesi arrivare a fare 200-300 euro al giorno, sfido qualsiasi imprenditore in 6 mesi con un'attività tradizionale a fare quei numeri, con rischi enormi perché hai personale, hai investimenti, magari hai fatto dei debiti, quindi di fatto il trading è un'attività ultra performante che andrebbe sicuramente cavalcata. La nostra formazione comprende più di 15 anni di esperienza, che non sono tutti miei, ma partono da un socio e cofondatore della Top Trading Academy, la conoscenza che ti eviterebbe tutti quegli errori che senza dubbio faresti, attraverso un videocorso con più di 15 ore di contenuto, con vere operazioni a mercato aperto, videocorso che puoi vedere a tuo piacimento per sempre, senza scadenze. In più hai i nostri indicatori per un periodo di 6 mesi dal momento della tua richiesta. Questo vuol dire che nel momento in cui diventi studente, ok, tu puoi, metti che tu diventi studente oggi, fra un mese
richiedi gli indicatori, quindi il 2 di giugno, da lì hai 6 mesi inclusi dei nostri indicatori, dopodiché c'è un rinnovo annuale, ma che ovviamente ha un costo irrisorio in relazione a quello che è il guadagno, no? Perché se non mi fai il rinnovo con 6 mesi di operatività, significa che non hai aperto corso. E in più ci sono due analisi quotidiane da parte di un trader esperto che ti aiutano a mettere insieme i concetti, perché vedi esattamente quello che dovresti applicare ogni singolo giorno. Anche questo è un valore elevatissimo. In più c'hai un webinar di supporto settimanale in cui ti verranno date tutte le risposte, verranno chiariti i dubbi e verranno fatte analisi di mercato per sempre. Quindi supporto a vita. Quanto vale tutto ciò? 5.000? Diciamo che questo era un costo che pensavamo di richiedere, perché chiaramente li vale tutti, abbiamo studenti che li fanno in meno di una settimana, però ovviamente non era qualcosa alla portata di tutti, anche se a noi è costato almeno 10 volte tanto in soldi persi, abbiamo deciso di darlo a un prezzo di 1.747 euro. Prezzo a mio avviso regalato, perché semplicemente tu qui hai un qualcosa che con 1.747 euro ti può portare al risultato senza perdere. Perché hai lo studio, hai delle persone che ti seguono, hai la possibilità di applicare in demo finché non ti senti pronto per poi andare in real. A me è capitato all'inizio di perdere meno di un giorno e non avevo capito nulla, perché li avevo persi, cosa avevo sbagliato. Quelli erano soldi veramente buttati. Quando tu li investi in un percorso così, solo in soldi risparmiati da errori non fatti vale 10 volte tanto. In più, voglio farti un altro regalo. I primi 5 che hanno deciso di diventare profittevoli oggi e comprano prima di domani alle 13 avranno un ulteriore sconto aggiuntivo di 200 euro, portando il prezzo a 1.547. Okay, questo è un prezzo, come vi dicevo, veramente regalato, anche perché lo puoi fare tramite bonifico, tramite carta, tramite PayPal, oppure a 40 euro al mese tramite un finanziamento. Cioè, voglio dire, considera che lo puoi pagare a rate con PayPal in 3 rate a tasso zero. Oppure, se non hai la liquidità o la vuoi tenere per l'operatività, noi siamo convenzionati con una banca che finanzia i nostri percorsi. Già avere una banca che presta soldi per un corso di trading dove notoriamente le persone perdono è già sintomo di affidabilità, perché ti garantisco che le banche, se i nostri percorsi non servissero dopo un anno e mezzo, ci avrebbero mandato a quel paese. Quindi di fatto c'è la possibilità con una finanziaria di prenderlo a 40 euro al mese, che non te ne accorgi neanche. Cominci a studiare, ad applicarlo e poi magari un domani puoi pagare le rate con la profittabilità subito, dopo qualche mese, oppure estinguere subito il finanziamento una volta che hai ingranato e cominci a far soldi. Quindi di fatto è un costo veramente irrisorio, soprattutto in relazione a quello che ti dà. Ci siamo. Quindi il pagamento si può fare, come abbiamo detto, in 3 modi. Cliccando sul link che ti è arrivato qui in chat o che inserisco nella diretta, qui arriverai su questa pagina dove hai il corso tramite PayPal o tramite carta. Su PayPal troverai già il prezzo scontato, troverai già il prezzo a 1.547. Se invece clicchi acquista per fare il pagamento con carta, si apre questa schermata dove puoi aggiungere un codice promozionale che è sconto 200 tutto attaccato, fai applica, troverai il prezzo 1.547. Una volta fatto il pagamento potrai aprire l'account sul nostro sito e sul nostro sito troverai tutti i video del percorso. Se invece vuoi fare pagamento tramite bonifico o tramite finanziamento, qui ci sono i miei riferimenti per prendere informazioni, per chiedermi qualsiasi cosa anche riguardo al corso, riguardo a
ripeto, qualsiasi cosa, puoi segnarti, fare una foto di questa schermata per segnarti i miei contatti. Cosa importante, la strategia funziona sulla multicharts, cioè gli indicatori vanno sulla multicharts, sulla Ninja o sulla MT4. È fortemente consigliata questa. Perché? Perché è una piattaforma professionale che costerebbe 2000 euro, ma riusciamo a farvi avere gratis, che ospita sia gli indicatori ufficiali della borsa, cioè scusate, i dati ufficiali della borsa, non come MT4 che è una piattaforma lenta, basica, che non ha i dati ufficiali e soprattutto per l'analisi dei volumi è fondamentale avere un qualcosa di ufficiale, no? Ed è una piattaforma che costerebbe più di 2000 euro, quindi già averla gratis è un ulteriore vantaggio. Gli indicatori, una volta passati 6 mesi, si rinnovano al costo di 800 euro l'anno, che chiaramente si deve autofinanziare dalla profittabilità, ovviamente. Ok? Quindi questo è un po' il quadro. Se ci sono domande, scrivimele pure qui in chat. Diversamente, puoi cliccare il link per pagare o con PayPal o con carta o segnarti i miei contatti. Domani ci sentiamo per fare il pagamento o per chiedermi qualsiasi tipo di cosa. Chiaro? Perfetto, ottimo. Attendo ancora un minuto, se ci sono altre domande, ci sentiamo con chi vorrà via mail o via WhatsApp o via telefono, scegliete voi. Ok, perfetto. Vedo che non ci sono altre domande, quindi io vi auguro una buonanotte, vi ringrazio per essere stati con me un'ora e un quarto. Ci sentiamo via mail o via WhatsApp o via telefono nei prossimi giorni. A presto.